www.trmweb.it. Le news in tempo reale. In tempo reale. I video, il forum, le nostre produzioni. Segnalaci la tua notizia. www.trmweb.it. Il sito web. Sta creando pesanti problemi nei collegamenti il maltempo di queste ore. A Palermo chiuso l'aeroporto con voli dirottati su altri scali, fermi traghetti agli scafi per le isole minori, disagi anche per la circolazione stradale, soprattutto in provincia di Messina. Incontro alla regione siciliana sull'avvertenza GESIP, i sindacati chiedono che la cassa integrazione sia solo una soluzione temporanea, intanto i dipendenti occupano la ragioneria generale del comune di Palermo. Nuovo sequestro di carne da parte dei carabinieri del NAS di Palermo, era conservata in pessime condizioni igienico-sanitarie, sarebbe finita sui banchi delle macellerie e degli ambulanti. Legambiente denuncia i rischi per i principali siti archeologici e naturali siciliani inclusi nel patrimonio dell'umanità UNESCO, in pericolo anche la Valle dei Templi, la Villa del Casale e le Isole Eolie. Buongiorno e benvenuti dalla redazione del TG Med. Dunque, come abbiamo visto insieme nei titoli, la Sicilia ostaggio del maltempo che in queste ore sta lasciando una lunga scia di danni e disagi. Previsioni rispettate quindi, anche se qualche meteorologo aveva azzardato temperature di oltre 25 gradi. In ogni caso, previsioni a parte, il bilancio del forte evento di scirocco che dalla notte scorsa soffia sulla Sicilia resta davvero pesante. Sentiamo Luigi Perollo. Il forte vento di scirocco che ha soffiato per tutta la notte a Palermo ha creato non pochi disagi. Numerosi cartelloni pubblicitari sono stati rivelti, decine gli alberi sradicati, centinaia le telefonate ai vigili del fuoco con interventi in ogni zona della città. Alla scuola Salgari in via Paratore lo scirocco ha strappato la guaina del tetto, i vigili del fuoco hanno chiuso la parte sottostante dell'edificio, il forte vento ha infranto anche i vetri di alcune finestre al secondo piano, gli studenti si sono riuniti in palestra in attesa che i locali tornino agibili. Disagio anche a Punta Raisi. Sette voli che dovevano atterrare questa mattina all'aeroporto Falcone Borsellino sono stati dirottati sugli scali di Trapani e Catania a causa delle forti raffiche di scirocco che hanno raggiunto anche i 40 nodi. I voli provenienti da Bologna, Lampedusa e Bergamo sono stati dirottati su Trapani Birgi, quelli in arrivo da Napoli, Milano Linate e Venezia su Catania Fontanarossa. Un'ora di ritardo anche per il decollo del volo Blue Express per Roma. Alcuni passeggeri in partenza con gli aerei dirottati su Trapani sono stati trasferiti a Birgi con un servizio di pullman. Intanto ieri sera, sempre a causa del forte vento che ha causato danni alle strutture dell'aerostazione, è stato chiuso lo scalo di Pantelleria. Sull'isola lo scirocco ha toccato punte di 110 km orari, portandosi via alcune strutture dello scalo. Sono state rivelte le porte e i sistemi di condizionamento dell'aria che si trovano sul tetto dell'aerostazione. Disagi anche lungo le statali e le autostrade, dove è frequente la presenza di rami divelti. Le isole Eolie sono isolate per tutta la notte. Sulle sette isole dell'arcipelago si sono abbattute raffiche che hanno raggiunto i 50 nodi. Agli scafi e traghetti sono bloccati nei porti. A Lipari le mareggiate hanno invaso le strade nella zona di Marina Lunga, Marina Corte e Canneto. Anche oggi quindi giornate di disagi nelle scuole. Quasi tutti gli insegnanti sono rimasti bloccati a Milazzo. Le isole minori invece sono ancora prive di collegamenti da ieri pomeriggio. E il maltempo, soprattutto il vento, stanno creando non pochi problemi anche sulle strade e autostrade palermitane, alberi e cartelli abbattuti e sulla Palermo-Messina, dove si è anche ribaltato un tir sempre per le forti raffiche di vento. La cronaca da Pietro Giammone. Tutta colpa di una fortissima raffica di vento. Un tir che stava viaggiando sull'autostrada Palermo-Messina è stato letteralmente travolto dal vento nei pressi di una galleria tra gli svincoli di Cefalù e Castelbuono in direzione Messina. Il rimorchio ha fatto da vela e il tir è finito su un fianco in pochissimi secondi. Fortunatamente l'autotrasportatore è uscito dalla cabina illeso. La A20 però è rimasta chiusa al traffico per qualche ora per permettere alle squadre di soccorso di sgomberare la sede stradale dal pesante automezzo e il traffico è stato deviato su percorsi alternativi. Il vento ha poi letteralmente buttato a terra quasi fossero
Angelo Birilli, molti cartelli stradali nelle aiuole che separano le carreggiate autostradali all'altezza dello svincolo per Altavilla Milicia e ha addirittura piegato il pesante pannello con l'indicazione stradale per Bagheria. La situazione non è migliore sulle strade statali e provinciali. All'ingresso del comune di Cefalù questa mattina è stato necessario l'intervento di 3 pattuglie dei carabinieri e dei tecnici del comune per togliere dalla strada il pesante tronco di un albero che è stato abbattuto dalle raffiche che intanto continuano a spazzare l'intera provincia intervallate da burrasche e temporali. Continuiamo in tema di incidenti perché un ciclista è stato travolto e ucciso da un'auto sulla statale 113 a Capo d'Orlando in provincia di Messina. Santino Arasi, 43 anni, titolare di una concessionaria d'auto, stava facendo un giro in bicicletta quando è stato travolto da un'auto. L'uomo è finito così sull'asfalto e per lui non c'è stato nulla da fare. Torniamo adesso a parlare di politica e di quel pacchetto tsunami presentato dal presidente della regione Crocetta, che ormai a quanto pare ha fatto proprio l'espressione di Beppe Grillo. Crocetta oggi torna a difendere i motivi delle sue scelte in tema di province, ma anche in tema di tasse per le imprese e rotazione di dirigenti, ma a quanto pare c'è molto altro. Sentiamo. Rivoluzione, tsunami, svolta epocale. In queste ultime settimane Crocetta ha offerto un vocabolario con l'acceleratore per descrivere le novità della sua azione di governo. Un pacchetto dove c'è di tutto, dall'abolizione delle province, sostituite con i liberi consorzi tra comuni, in realtà già previsti dal nostro statuto, al fondo contro la povertà, 5.000 euro a famiglia, sino al salario minimo di sussistenza per 40.000 disoccupati che lavoreranno per 3 mesi. Tutta roba del governo, chiarisce Crocetta, perché io sono più grillino dei grillini, aggiunge il governatore, stufo di chi lo accusa di essersi genuflesso ai 5 stelle. E invece finisce proprio al centro del cerchio grillino. Le sue parole compaiono immediatamente sulla home page del blog di Beppe Grillo, mentre il capogruppo dei 5 stelle all'Assemblea regionale, Giancarlo Cancelleri, definisce la soppressione delle province e il salario di sussistenza 2 vittorie targate 5 stelle. Ma mentre Crocetta e i grillini giocano a tirarsi per la giacca, attorno al governatore iniziano a sollevarsi i primi mugugni da parte degli alleati, oltre che dai sindacati, che invocano un confronto con il governo. A Giampiero D'Alia, segretario dell'UDC in Sicilia, il testo sulle province trasmesso in commissione affari istituzionali dell'ARS, che si riunirà per l'esame prima del passaggio in aula, non piace. L'ho detto, mi sembra una bufala tuona. Crocetta, mostri rispetto, le province o si sopprimono o restano. Fare un'operazione di facciata per arruffianarsi i grillini è inaccettabile. I nervi sono molto tesi, io l'obbligo di presentare le leggi, chi ci sta ci sta, sto solo portando avanti quanto promesso in campagna elettorale, rincara oggi il governatore. Nelle more dell'approvazione della riforma delle province, il governo propone il rinvio di un anno delle elezioni fissate a fine maggio e il commissariamento degli enti, ma nel pacchetto tsunami c'è molto altro, alcuni punti sono molto ambiziosi come il progetto di attuare l'alta corte in Sicilia prevista dall'articolo 24 dello statuto ma bollata dal costituzionalista Verde, docente a Palermo, come un'iniziativa simbolica perché le sue funzioni sono state assorbite con 2 sentenze dalla Corte Costituzionale. Gli fa eco un altro costituzionalista, Antonino Saitta, docente a Messina. L'alta Corte non può tornare in vita. Anche sulla scelta di riscuotere le imposte versate dalle imprese con sede legale fuori dall'isola e impianti in Sicilia, articolo 37 dello Statuto, Saitta ha molti dubbi. È una materia di competenza statale, serve un decreto dello Stato. Ma Crocetta oggi non fa una piega. Faremo un decreto con il quale autorizzeremo la Serit a riscuotere direttamente le imposte. Visto che Roma non firma il decreto, lo faremo noi. Intanto i sindacati tornano sul piede di guerra per le rotazioni di funzionari e dirigenti volute da Crocetta. Per la CISL si tratta di atti che hanno soltanto leso la dignità dei dipendenti regionali. Per questo motivo la CISL Funzione Pubblica ha detto questa mattina un'assemblea degli iscritti dove si sono ribaditi i motivi della rottura delle relazioni sindacali tra la CISL FP e il governo. Le cosiddette rotazioni, dichiara il segretario Caracausi, ledono la dignità dei dipendenti regionali ancora prima e con più forza che i temi contrattuali, un comportamento che attira consensi presso l'opinione pubblica, continua così il segretario, e continua a mortificare, umiliare il personale che da sempre ha prestato la propria opera con professionalità.
Torniamo alla cronaca, perché un operaio di 54 anni è stato arrestato a Lascari, nel palermitano, dai carabinieri per aver tentato di uccidere la moglie. L'episodio è avvenuto nel corso di una furiosa lite con la donna, che ha 42 anni. Dopo averla picchiata, il marito ha estratto una pistola e ha fatto fuoco. Il colpo, per fortuna, ha mancato la donna e si è conficcato nel cancello dell'abitazione dopo aver oltrepassato la porta d'ingresso. L'uomo, che intanto si era dato alla fuga, è stato poi rintracciato dai carabinieri poco lontano dall'abitazione. Sono stati recuperati dai militari la pistola e due caricatori con 14 colpi. Nel corso di una perquisizione in casa sono stati trovati altri 44 proiettili. Sia la pistola che le munizioni erano detenute illegalmente. Parliamo adesso della GESIP, perché un centinaio di operai della società hanno occupato questa mattina i locali della Ragioneria Generale del Comune di Palermo. I lavoratori chiedono infatti certezze sul loro futuro occupazionale. Evidentemente l'incontro di ieri tra il sindaco Orlando e il presidente Crocetta non ha dato i risultati sperati. Sentiamo. Il 1 marzo il liquidatore della partecipata, di cui il comune di Palermo è socio unico, Giuseppe Caiozzo, si è dimesso per motivi di salute. L'assemblea dei soci è stata convocata per venerdì prossimo, con all'ordine del giorno la nomina del nuovo liquidatore. In seconda convocazione l'assemblea è stata convocata anche per lunedì 11 marzo, ma i lavoratori della società guardano anche a Palazzo delle Aquile e a Palazzo d'Orléans. Ieri sera si è infatti svolto l'incontro alla presidenza della regione siciliana per discutere la salvaguardia dei livelli occupazionali. La CGIL da un lato esprime apprezzamento per l'interessamento mostrato dal presidente Crocetta, che ha affermato che richiederà con il Comune di Palermo una deroga al Ministero del Lavoro per il riconoscimento della cassa integrazione in deroga, ma dall'altro precisa che questa soluzione deve essere considerata come un fatto temporaneo, una soluzione attraverso la quale giungere ad una definizione strutturale che permetta il rientro alla normale attività di tutti i lavoratori. Gli agenti della squadra mobile di Caltanissetta hanno sequestrato beni per un valore di circa 300.000 euro riconducibili al boss di Gela, Giuseppe Alferi. Il provvedimento è stato emesso dal GIP presso il Tribunale di Caltanissetta. Sotto sequestro è finita un'abitazione in via Socrate a Gela, intestata a Maria Azzarelli, 45 anni, indicata come amante di Alferi, arrestata il mese scorso insieme al boss e altri presunti complici nell'ambito dell'operazione antimafia Inferis. I sigilli sono stati apposti anche ad un appezzamento di terreno di circa 7.000 metri quadrati con annesso fabbricato e piscina in contrada Sette Farine, sempre a Gela. Inoltre sono stati sequestrati un conto corrente bancario e un libretto a risparmio. Adesso c'è una breve pausa pubblicitaria. Nella seconda parte del telegiornale parleremo di un nuovo sequestro di carne avvenuto a Palermo e poi ci occuperemo di una serie di siti culturali e naturalistici a rischio in Sicilia. Dopo. Ristorante Pizzeria Le Rocce, via Piano Gallo 40, Mondello. Menù pizza, antipasto, pepata di cozze, pizza, bibita a soli 10 euro tutti i giorni. Menù cena, spaghetti vongole e cozze o risotto alla marinara, pesce del giorno o frittura mista contorno del giorno, macedonia di frutta, acqua minerale, il giovedì e la domenica sera. E per la festa delle donne, due persone pagano solo 35 euro. 10 è Love, l'offerta dedicata a chi ama risparmiare. Sconto 10% su tutti i prodotti. Gres porcellanato parquet, 8,90 euro al metro quadro. Mobile bagno, 85 cm in kit, 119 euro. Sanitari 4 pezzi, 63 euro. Nei punti vendita, il mercatone della ceramica. Aperti il sabato pomeriggio. Global Service, servizi a 360 gradi, ristrutturazioni edili, impermeabilizzazioni, prospetti rifacimenti bagni e cucine, preventivi gratuiti e pagamenti dilazionati. Global Service, tutti i servizi che vuoi. Infoline 340 50 68 658. Edilizia Piva, via Galileo Galilei 106, rotonda Viale Lazio a Palermo, specialista nel cartongesso. Edilizia Piva ti propone caldaia Ferroli a camera stagna di 24.000 kcal completa di kit fumi a soli 519 euro. All'Edilizia Piva troverai personale specializzato per i tuoi progetti. Edilizia Piva, via Galileo Galilei 106, Palermo, infoline 091 78 46 193. Fuori tutto, da Trotta Gruppo, saldi del 10, 20, 30, 40, 50%. Trotta Group. L'unico megastore del tessile. Strada statale 113, chilometro 58. A Carini. Animica.
per un corretto smaltimento dei suoi rifiuti. Abbattimento del costo della cartella esattoriale. Risparmio sui costi da lei sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti. Ritiro dei suoi rifiuti. Adeguamento a tutte le normative di legge in materia di smaltimento rifiuti. Assistenza legale, tecnica ed amministrativa per gestione rifiuti. Animica, consulenza e servizi di cui necessita la tua azienda. Hai deciso di vendere il tuo oro, ma non hai tempo per raggiungere i nostri punti vendita. Affari in oro ha la soluzione per te. Da oggi eseguiamo il ritiro dei preziosi direttamente a casa tua. Contatta il nostro reparto di acquisto online. Clicca il nostro sito web e scoprirai i vantaggi. Affari in oro. Mobil Domus Arredi vi propone soluzioni attuali per arredare la vostra casa con l'intramontabile classico, il fascino dei mobili in stile, l'innovazione continua del moderno e contemporaneo. Da Mobil Domus vivrete la scoperta di esclusive cucine Mobilturi, classiche e moderne e in differenti colori e finiture con soluzioni compositive su misura. La fantasia e la creatività delle camerette Spar Junior. Mobil Domus, corso di 1235 a Palermo, di fronte Ponte Ammiraglio. C'è un'autorità in ogni regione d'Italia a cui puoi rivolgerti per ottenere giustizia nelle controversie con le telecomunicazioni. È il Corecom. Bollette sbagliate, servizi non richiesti, mancata o ritardata attivazione della linea telefonica fissa, mobile o della connessione internet. Avvocati ed esperti sono a tua disposizione gratuitamente anche per tutelare i minori, far rispettare la par condicio, monitorare e supportare le TV locali. Rivolgiti con fiducia al Corecom Sicilia. Corecom Sicilia si trova a Palermo in via Generale Magliocco 46. Info e contatti, telefono 091 70 75 939, fax 091 70 75 493, email corecom@regione.sicilia.it, PEC corecomsicilia@pec.it. Ancora un sequestro di carne a Palermo con grossi rischi per la salute dei consumatori, sentiamo perché. La carne veniva conservata in queste condizioni. Pollo, tacchino, agnello, stigliole, ma anche pesci sono stati trovati in un congelatore bruciati dal freddo, contaminati con residui di prodotti precedentemente congelati. Insomma, in precarie condizioni igienico-sanitarie. La carne sarebbe finita poi probabilmente in qualche punto vendita o sui banchi degli ambulanti. La scoperta è stata fatta in un capannone diroccato di via Pescia, che non funzionava soltanto come deposito per la carne, ma anche come stalla. All'interno del casolare, allo stato rustico, era stato infatti ricavato un box in muratura che ospitava numerosi animali. Adesso l'ASP di Palermo avvierà gli accertamenti sanitari del caso. Per il proprietario del capannone, si tratta di un palermitano di 34 anni, è scattata una denuncia. Ma quello di oggi è solo l'ultimo di una serie di controlli dei carabinieri del NAS. Quasi due settimane fa erano stati sequestrati infatti altri 900 kg di carne conservata sempre in pessime condizioni igieniche. Il rettore dell'Università di Catania, Antonino Recca, lascerà la carica a partire dall'11 marzo, prima della scadenza del mandato. Recca ha annunciato le sue dimissioni in un messaggio rivolto all'Università. Non esistono più, a mio parere, scrive, le condizioni di serenità per il completamento del mio secondo mandato di rettore fino a ottobre 2013. Adesso, in attesa del decreto di nomina del Ministero del rettore designato Giacomo Pignataro, la guida dell'Università verrà data al decano dei professori ordinari, ovvero Mario Marino. Parliamo adesso di beni culturali e naturalistici, perché da Legambiente arriva un vero e proprio allarme per quanto riguarda i siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO in Sicilia. Sentiamo perché. Si chiama Danger List, ovvero la lista di quei beni culturali considerati patrimonio dell'umanità e che per un motivo o per un altro si trovano in una situazione di pericolo. L'Italia è tra i paesi con il maggior numero di siti, tanti sono in Sicilia, molti di questi corrono il rischio di entrare in questa lista. Innanzitutto la Valle dei Templi di Agrigento. A minacciare il sito archeologico è ancora l'abusivismo edilizio, con circa 600 edifici costruiti illegalmente in un'area nella quale dovrebbe essere garantita la massima tutela. A
questo si aggiunge il traffico di veicoli che costantemente attraversa la zona. Inoltre l'ente parco resta ancora sotto commissariamento, con inevitabili conseguenze sulla gestione. Restano problematiche anche le condizioni di un altro sito di enorme valore, la Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Nonostante la conclusione dei lavori nel 2012, restano le carenze in alcune zone della copertura che non garantiscono la corretta conservazione dei mosaici. Ma anche siti naturali come le Eolie non vedono tutelato a sufficienza, secondo l'UNESCO, il proprio patrimonio. L'assenza di un'area marina protetta, di un parco nazionale delle Eolie e la mai istituita riserva naturale di Lipari mettono a rischio il patrimonio naturale. Ma questi sono solo alcuni dei casi più emblematici, perché l'elenco dei beni in pericolo continua con l'area archeologica di Siracusa, il barocco della Valle di Noto e il teatro dell'Opera dei Pupi, per il quale c'è una mancanza cronica di fondi. Una nuova e intensa attività stromboliana con forti esplosioni e fontane di lava è stata registrata sull'Etna dalla sala operativa dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia a Catania. È durata circa 2 ore, da mezzanotte fino alle 2, ed è la settima dall'inizio dell'anno. La nube di materiale piroclastico spinta dal vento di Scirocco è arrivata fino a Taormina. I fenomeni non hanno avuto alcuna ripercussione sul traffico aereo a Fontana Rossa. Noi adesso ci fermiamo, c'è un'altra breve pausa pubblicitaria. Nell'ultima parte del TG parleremo di rapine violente a Palermo. A dopo. Vai nella bellissima Mondello, prosegui per Capogallo e trovi ricette forti come le rocce. Da leccarsi i baffi, gastronomia locale con svariate pietanze a base di frutti di mare in un ambiente cordiale e raffinato. Ristorante pizzeria Le Rocce, via Piano Gallo 40, Mondello, ampio parcheggio, locale convenzionato Diamond Card. Global Service, servizi a 360 gradi, imbiancatura, controsoffitti, ponteggi propri, impianti termici, elettrici e di condizionamento, preventivi gratuiti e pagamenti dilazionati. Global Service, tutti i servizi che vuoi. Infoline 340 50 68 658. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecnopolimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Astra di Franca Milazzo vi dà appuntamento su TRM 13 il martedì e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Auto Europa? Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio al miglior prezzo e poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Vi aspettiamo ogni domenica in diretta su TRM dalle 10 alle 13 con le nostre proposte di arte moderna e contemporanea. Non mancate! Una donna di 82 anni è stata rapinata da 3 uomini sotto casa in via Terrasanta a Palermo. I 3 l'hanno seguita in auto e poi l'hanno bloccata. Uno le ha tappato la bocca e gli occhi, un secondo le ha scippato la borsa e strappato gli anelli dalle dita ferendole. La donna era uscita per andare ad accompagnare delle amiche in albergo e stava tornando a casa. Un'azione violenta, racconta la vittima della rapina. Ero davvero terrorizzata, una vera barbarie. Sono stati momenti terribili. I 3 hanno portato via il telefono. Anche la carta d'identità e la fotocopia del codice fiscale, documenti preziosi, fanno sapere gli investigatori, per attivare nuove schede SIM sotto falsa identità. Questa era l'ultima notizia del TG, che per ora continua con le previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.
Continua anche sulla Sicilia la perturbazione che sta investendo l'Italia meridionale, accompagnata da forti venti di scirocco insieme a rovesci e temporali. Temperature in rialzo soprattutto sui versanti tirrenici. Mari molto mossi o agitati con possibili mareggiate sui versanti esposti allo scirocco. Nella prima parte della giornata di domani ancora tempo instabile con acquazzoni sparsi a partire dalle zone occidentali. Le temperature sono previste generalmente stabili. Venti in rotazione a ovest-sud-ovest con mari mossi o molto mossi. (340) 50 68 658. Vialdi presenta il materasso Ergo Memory, progettato per garantirvi il massimo del comfort. Altezza 23 cm, uno strato di memory con 12 zone a portanza differenziata e due strati in tecno polimeri per un supporto ortopedico. Fuori, un guscio in morbida ciniglia di puro cotone sfoderabile e lavabile. Un concentrato di tecnologia a soli 399 euro nella versione matrimoniale e 299 in quella singola. Vialdi. Innovazione, tecnologia, estetica, benessere. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Astra di Franca Milazzo vi dà appuntamento su TRM 13 il martedì e il giovedì dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Perché hai scelto Auto Europa? Perché Auto Europa ti dà sempre di più, il miglior servizio al miglior prezzo. E poi sono ovunque. Ok, mi hai convinto. Roma, Milano, Torino, Palermo, Catania, Pisa, Firenze, Venezia, Bologna, Napoli. Auto Europa è veramente ovunque. Servizio impeccabile, staff efficiente, tariffe imbattibili. Auto Europa, l'autonoleggio low cost. Vi aspettiamo ogni domenica in diretta su TRM dalle 10 alle 13 con le nostre proposte di arte moderna e contemporanea. Non mancate! Prima di passare alle previsioni del tempo, c'è un aggiornamento per quanto riguarda la viabilità. L'ANAS infatti fa sapere che sull'autostrada A19 Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Buonfornello in provincia di Palermo, si transita sulla sola corsia di sorpasso in direzione Catania. La limitazione al traffico è necessaria per permettere le riparazioni ad una conduttura idrica all'altezza del chilometro 42 che nel corso della notte ha provocato un allagamento in entrambe le carreggiate, causandone così la chiusura provvisoria. Sul posto è presente personale dell'ANAS e della Polizia Stradale per ristabilire al più presto le normali condizioni di viabilità. E questa era per il momento l'ultima notizia, adesso il meteo. Grazie per essere stati con noi, arrivederci. Una nuova perturbazione già sulla Sicilia e porterà cielo nuvoloso fin dal primo pomeriggio. Dalla sera possibili locali piogge sul versante meridionale tirrenico. Temperature in leggero aumento, soprattutto sul trapanese e nel palermitano. Venti in rinforzo dai quadranti sud-occidentali.